Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Torna sorride di Rimini, una domenica che regala l'uovo di Pasqua anticipato ai supporters biancorossi, con sorpresa due punti di lunghezza in più in classifica sulle seguitrici molise. I rumors del dopo Colligiano hanno portato voglia di liquidare il più possibile l'ostacolo lentigione, miglior medicina è stata quella della vittoria. Dall'altra parte bisogna fare i conti con l'ex biancorossa Sant'Arcangelo Sorri Radoi, che sorregge il peso offensivo insieme a Ferrari, e la partita inizia con un brivido per i Rimini. Direttamente a calcio d'angolo gli ospiti colgono il palo, ma il Rimini si fa vedere pericoloso con Simoncelli, cui sinistro indirizzato sotto la traversa trova la deviazione del portiere Emiliano Borges, che si salva con una grande parata. Simoncelli termina in campo, è ispirato, ma Rimini inizia a fare seriamente le prove del gol quando da punizione Cicarevic chiama la deviazione in corner Borges. Al 19esimo lo stesso Montenegrino porta in vantaggio il Rimini con un colpo di testa che non lascia scampo all'estremo ospite. Un pregevole cross di Simoncelli che, trovata la fiducia necessaria, brillerà come non mai in questo match. In vetrina si evidenza anche Variola, che ci prova con un bel tiro da fuori area che impegna Borges. Il portiere non trattiene e Allotti prova a rimettere in mezzo, ma il numero uno ospite riesce a bloccare il tentativo di cross. Al 23esimo ancora Simoncelli protagonista con un tiro sul primo palo che costringe Borges al corner. Il Rimini è costantemente in attacco, Simoncelli ci prova ancora di destra, posizione defilata, con la palla che esce di poco sopra la traversa. Al 45esimo Ferrari ci prova per il lentigione sugli sviluppi di un fallo laterale sulla destra dall'attacco emiliano, con una conclusione potente ma fuori dallo specchio della porta di Scotti. Squadra a riposo, sono 1-0 per i Rimini. Nella ripresa neppure il tempo di togliere il tè da fornello, che Buonaventura trova il raddoppio. Il 2-0 parte da Cicarevic, con un'apertura bellissima lancia Simoncelli, a sua volta bravo a servire da destra un pallone al centro area che Buonaventura non sbaglia, infilando di destro la porta di Borges. 2-0 e partita messa in cassina, almeno così sembrerebbe, ma il Rimini esce di sera concedendo un po' troppo all'avversario, che ci prova con Salli su punizione dalla distanza, ma la palla è altissima. A 12esimo il lentigione accorcia le distanze con Roma, suo il tapin vincente dopo il palo colpito da un compagno. Riapre così una partita che pareva mai in discussione, dando la carica giusta alla formazione ospite che si accende nel breve. Il Rimini tenta di rispondere, lo fa con Cicarevic, prova il tiro ma viene rimpallato, palla da Allotti che scarta un avversario ma calcia altissimo da ottima posizione. I padroni di casa insistono con un'azione partita dalla bandierina, bella parata di Borges sulla conclusione potente di Romagnoli. Al 31esimo grande parata di Scotti che salva il risultato uscendo sui piedi Ferrari a due passi dalla linea di porta. Il Rimini concede la solita palla gol e nel finale al 93esimo Radoi prova di sinistro la distanza ma non trova lo specchio della porta. Oltre l'ostacolo il cuore, una vittoria che in tema pasquale è gustosa come una cioccolata fondente, che va assaporata nel dettaglio per mettersi da parte un'allergia alla pareggite che si protraeva da tre partite.